Ma intanto, se posso dire, non è vero che si intercetta troppo. Bisogna fare un paio di premesse, cioè dire che da almeno 10 anni, da almeno 20 anni, i governi che si sono succeduti non hanno investito sulle forze dell'ordine. Voi ricordate, negli anni ogni concorso erano 4.000-5.000 posti, ad esempio per carabinieri, oggi sono 450-500 posti l'anno. Quindi non si riesce nemmeno a coprire chi va in pensione. Quindi, in astratto, se dovessero sparire la possibilità di fare intercettazioni o di diminuire questa possibilità, questa straordinaria opportunità di tecnica di indagine probatoria, noi non avremmo la possibilità di mandare persone a fare pedinamenti o comunque cercare le prove in modo diverso. Intanto non è vero che siamo tutti intercettati, è falso, perché chi vuole dire, chi dà numeri, scientificamente dice: in Italia ci sono stati in quest'anno 7.000 persone intercettate, 250.000 persone intercettate. Il dato è sbagliato. Perché il dato è sbagliato? Perché se io voglio intercettare una persona, io gli devo intercettare almeno 6 numeri. Quindi, se io sono una persona onesta, dico: ho intercettato Tizio che aveva 6 numeri di telefono. Perché dobbiamo considerare il numero di casa, il numero dell'ufficio, l'ambientale in macchina, l'ambientale in ufficio, i 2 o 3 cellulari che utilizza normalmente per comunicare. Se io quindi sono invece una persona in malafede e voglio creare allarme sociale, dico che siamo tutti intercettati. Due, l'intercettazione è il mezzo più economico e garantista che esista per l'acquisizione della prova. Perché è il mezzo più economico? Perché io, per intercettare questo telefono, io spendo 3,5 euro al giorno. Quindi, se io voglio sapere un corriere di cocaina che porta 5 kg di cocaina da Reggio Calabria a Bologna, io con 3,5 euro so esattamente, durante il suo viaggio, quando si ferma all'autogrill, se sta prendendo un caffè o sta facendo la pipì. Perché il margine di errore va da 80 centimetri a 1,5 m del cellulare GPS. Poi io riesco a sapere nella stessa giornata con quante persone si relaziona e chi delle persone con le quali si relaziona incontra più volte, e quindi mi serve come tecnica di indagine per poi andare a concentrarmi sull'altra persona. Quindi, a fronte di 3,5 euro per avere lo stesso risultato, io dovrei spendere 2.000 euro per partire da Reggio Calabria con 3 macchine civetta, con 2 o 3 persone, e in macchina non ce ne sono perché mediamente hanno 150 e 200 mila chilometri. Quindi fare questo percorso da Reggio Calabria a Milano, a Bologna, scusate, con un'altissima percentuale, con un'altissima probabilità di essere scoperto. Perché io attraverso il cellulare posso sapere anche in quale casa entra per portare i 5 kg di cocaina. È la paura del governo questa, ecco, cioè, è capire proprio in quale casa In entra, quale casa entra? cioè, quello. E allora, in questo modo, quindi questo è il mezzo più economico e garantista che esista. E poi, voi immaginate cosa volete mettere? Un'intercettazione ambientale dove gli attori protagonisti spiegano il reato che stanno commettendo. Quindi è una prova formidabile. Cosa diversa invece, ad esempio, io posso invece indagare una persona perché parla a un collaboratore di giustizia. Collaboratore di giustizia che mi può dire 10 cose vere e una falsa. E quella falsa interessa proprio questo soggetto. E per dimostrare che è falsa impieghiamo 3 anni, 4 anni. Allora invece io dico che al contrario dobbiamo incentivare e migliorare la possibilità dell'intercettazione telefonica, ambientale e telematiche. In questo momento, cioè da almeno 3 anni, c'è una forte discussione per la gara unica. Sì. Io sono contrario alla gara unica sulle intercettazioni telefoniche. Io sono a che si lasci il mercato libero e si scelga la ditta col miglior rapporto qualità-prezzo. Perché vedete, in Italia ci sono almeno 10 grosse società che fanno intercettazioni. Se dovesse vincere la gara una di queste 10, le altre 9 falliscono dopo 3 mesi. Ma la cosa grave, sapete qual è? Che la ditta che vincerà la gara, nel caso in cui si dovesse fare,
licenzia gli ingegneri informatici e nomerà dei tecnici che gli costano di meno, ma se fra 3 mesi uscirà un nuovo mezzo di comunicazione, un altro Skype, un altro VoIP, un altro WhatsApp, nessuno andrà a fare ricerca per scoprire questo nuovo sistema di comunicazione e quindi noi brancoleremo nel buio, perché non esistono negli stati, la storia ci ha dimostrato che negli stati, nella comunità europea, nell'ONU sono in grado di imporre alle multinazionali di creare sistemi di comunicazione senza dare delle chiavi di decriptazione agli stati. Ad esempio, solo la Cina 6 anni fa è riuscita a prendere dalle orecchie chi ha scoperto Skype e gli ha detto dammi le chiavi di decriptazione. Gli altri stati non sono riusciti a ottenerli. Beh, ci sono sempre dei metodi per sfuggire, però il problema sono usciti con le orecchie rosse da questa da quella riunione, e però lo sono avuti. Non so se in cambio gli ha detto noi ti bombardiamo il satellite sul quale ti appoggi per comunicare via Skype, ad esempio. E noi stavamo facendo un'indagine per l'associazione di stampo mafioso. A un certo punto, nel corso di questa indagine, abbiamo messo una microspia nella casa di un imprenditore umbro. La moglie dice al marito: sai, sono un po' preoccupata, questa gente che è entrata in società non mi fido, non mi sembra gente. Il marito dice alla moglie: stai tranquilla, non ti preoccupare, tra un paio d'anni ci riprenderemo dal punto di vista economico e noi cacceremo questo socio, non stai tranquillo. Allora, non ha fatto in tempo di finire questa frase che questo garzone di 'Ndrangheta bussa alla porta dell'imprenditore, si siede in cucina e gli fa questo discorso. Dice: guarda, tu da questo momento non ti devi più preoccupare dell'azienda. Era un socio di minoranza. Tu non ti devi preoccupare dell'azienda, da questo momento ce la vediamo noi. Tu avrai il tuo guadagno assicurato, rimarrai proprietario, quindi vuol dire proprietario formale della società, dell'azienda, e di fatto la gestiamo noi. Perché serviva per riciclare. Cioè, sostanzialmente questi lunghi 7-8 anni di crisi economica non hanno fatto altro che favorire le mafie. C'è stata una grande accelerazione, avanzata e conquista da Roma in su delle famiglie, soprattutto di 'Ndrangheta, ma anche di Camorra, ma anche di Cosa Nostra, che hanno comprato tutto ciò che era in vendita. Cioè, il problema è stato che con i soldi della cocaina, perché voi sapete non esiste nessuna attività tra lecita e illecita più redditizia, perché si parte da un chilo di cocaina in Colombia, in Bolivia, in Perù, costa 1200 euro con un principio attivo del 98%. Da un chilo si fanno 4 chili di cocaina, perché da strada, perché fino al 23-24% è effetto stupefacente. Un grammo, io non so qua a Ferrara quant'è il prezzo. Ora ci informiamo. Sarà un 50 euro. Tutti ridete, solo io la consumo, non ho capito. Allora, sarà 50 euro, mediamente in Italia il prezzo è 50 euro. Quindi, come vedete, non esiste nessuna attività tra lecita e illecita più redditizia. E allora, il problema delle mafie oggi non è quello di arricchirsi. L'elite delle mafie ha un altro problema, è quello di giustificare la ricchezza. E quindi le mafie sono presenti al nord più di quanto voi immaginiate. Perché le mafie al nord, come in Europa, commettono 2 tipologie di reato. 1, vendono cocaina. 2, riciclano. Sono 2 tipologie di reato che normalmente non richiedono il morto a terra, gli spari alle serrande, la macchina bruciata. La coppola. Non esiste. Guardate, finiamola con questa coppola e sto bastone, la lupara. Non esistono più. O sono morti o sono al 41 bis qui a Parma, a Milano Opera, a Torino, non esistono più qua. Oggi i capi mafia della 'Ndrangheta che si trovano, ripeto, che vengono ad investire da Roma in su, sono medici, ingegneri, avvocati, incensurati, ma che gestiscono nella pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione in Calabria è satura, è piena di questa gente, e gestiscono la cosa pubblica in modo mafioso, ma soprattutto vengono qui al nord per comprare tutto ciò che è in vendita. E voi non avete idea quanti alberghi, ristoranti, pizzerie ci sono
di ndranghetisti, camorristi o uomini di Cosa Nostra che gestiscono. Ci sono in Emilia Romagna, in Lombardia, in Piemonte, in Veneto, ma non da oggi. Cioè, com'è che la gente non se ne accorge? Cioè, nel senso, siamo soltanto noi che facciamo questa propaganda forse negativa nei confronti di questa povera gente. Guarda, io ti dico una cosa, io frequento l'Emilia Romagna da 7-8 anni, vengo spesso in Emilia Romagna. La prima volta che sono venuto qui a Reggio Emilia a parlare della presenza dell'Ndrangheta 7 anni fa, mi volevano mangiare. C'erano politici che mi hanno attaccato, che hanno detto che ero un visionario, che ero un pazzo, eccetera, eccetera. Dopo pochi anni, pubblicamente mi hanno chiesto scusa, che loro non riuscivano a vedere ciò che io vedevo, non riuscivano a capire quello che io cercavo di spiegare. Cioè, poi abbiamo visto come alcuni paesi dell'Emilia Romagna erano dominati esattamente come Platisa, Lucca, Natile, dalla 'ndrangheta. Quindi vi dicevo, questi due tipi di reati, cioè vendita di cocaina, non richiedono, e quindi la gente non si rende conto. Ad occhio nudo è difficile di capire chi è 'ndranghetista o meno. Cioè, un 'ndranghetista che viene a Ferrara e compra un bar, è difficile che chi la mattina va a prendere il caffè riesca subito a capire che è un 'ndranghetista, se uno non sta attento o non lo studia. È difficile. Però chi vende il bar o chi fa entrare come socio di minoranza un 'ndranghetista, quello lo capisce di sicuro, perché in un momento in cui nessuno ha un euro in tasca, ti arriva un 'ndranghetista e ti dice, e non ti crea problemi di soldi, e ti dice quanti soldi vuoi, ti dice che ti entra come socio di minoranza però ha soldi in contanti, perché scientificamente i mafiosi hanno il conto in rosso in banca. Attenzione, se un 'ndranghetista deve costruire un supermercato, si fa prestare i soldi da una finanziaria di Milano, perché uno non è che può andare a costruire con i milioni di euro che ha nascosti sottoterra o in una stanza. E allora quando però il venditore, l'imprenditore emiliano lombardo capisce, sa che quello è un 'ndranghetista. Quindi è una questione di soldi, è una questione di convenienza. Cioè, all'imprenditore del nord conviene avere a che fare, per il suo egoismo, perché l'imprenditore pensa al guadagno, perché molti imprenditori hanno perso l'emozione, l'idea di costruire. Cioè, io conosco, avendo letto, avendo studiato, la laboriosità degli emiliani, la laboriosità dei piemontesi o dei lombardi, ci mancherebbe altro. So le emozioni, so le cose belle che avete, le fabbriche di primo piano che avete. Però nel campo della grande distribuzione, nel mondo dell'edilizia, all'imprenditore emiliano conviene avere a che fare con l'imprenditore dell'Ndrangheta per 10.000 motivi. Uno, in materia di nolo a freddo, di subappalto, nolo a caldo, l'Ndrangheta e la Camorra sono leader. Riescono ad avere operai, a costruire opere con operai in nero o sottopagati, non hanno il problema di smaltire i rifiuti, costruiscono opere con cemento depotenziato o con tontino di ferro difforme di quello che è il progetto, quindi abbattono i costi in modo spaventoso. L'unico alibi che può avere, ma non è un alibi, è una battuta così, è la follia di delle procedure di gara del massimo ribasso. Procedure di gara del massimo ribasso che sono state, che vengono sempre più in questi anni praticate, sono una follia, perché quando si aggiudicano appalti con ribassi anche del 40%, vuol dire che quell'opera pubblica sarà costruita con acqua e terra, e quindi anche un terremoto del quinto grado della scala dei Mercalli, quella costruzione cadrà. Quindi sostanzialmente tutte le costruzioni degli ultimi 10 anni sono in pericolo. Ma questo è un problema che riguarda l'Italia, non è un problema che riguarda una parte del territorio nazionale, perché non è impossibile, perché il margine di guadagno mediamente di un imprenditore non supera il 10%, quindi se io accetto di costruire un'opera con ribasso del 40%, io quel 30% lo devo prendere da qualche parte.
Però a questo punto io penso che la colpa non è soltanto l'ondranghetista calabrese, cioè opera anche del legislatore, certo. Ecco, del certamente. Legislatore, ma anche di chi poi approva quei progetti, o di chi non fa i controlli nel territorio. Certamente. Quella si chiama aria grigia. Ma se l'imprenditore si sceglie anche il collaudatore, dove vogliamo andare? Beh, la legge glielo consente. Ma questa è un'aberrazione e deve essere immediatamente modificata. Queste sono le urgenze e le emergenze dal punto di vista legislativo e dal punto di vista normativo sul quale intervenire. Non era il direttore del DAP, era un altro un'altra funzionario sempre dello Stato che aveva questo incarico incredibile, doveva in 2 anni costruire 7 carceri in Italia per risolvere il problema del sovraffollamento. La cosa simpatica è che non sono stato io a nominarlo, ma andate a vedere chi è che l'ha voluto. Se un'opera pubblica ha un rialzo notevole perché c'è appunto la tangente, l'avanzamento... Perché poi il giochino per recuperare questo gap, qual è? Sono le varianti in corso d'opera, che vengono fatte, che scientificamente non esiste un'opera pubblica in Italia, sfido chiunque a dirmi una sola opera pubblica dove non ci sia almeno 5 varianti in corso d'opera, cioè i prezzi che triplicano, quadruplano, e allora c'è un grande bisogno di questa modifica normativa, ci mancherebbe. Però sicuramente la procedura di gara col massimo ribasso è da abolire immediatamente. Intanto, in linea generale, negli ultimi 20 anni c'è stato un grande decadimento etico e morale in Italia. Se voi vedete in tutte le statistiche del mondo, noi siamo sempre più affiancati, paragonati a paesi del Centro Africa per quanto riguarda la corruzione, per quanto riguarda l'istruzione, per quanto riguarda l'efficienza della pubblica amministrazione. Quindi un paese che abbiamo grandissime eccellenze, ci mancherebbe altro. Voi qui in Emilia Romagna avete grandissime eccellenze sia agroalimentare sia che di meccanica che di altissima precisione, eccellenze mondiali, no? E non penso solo alla Ferrari o alla Lamborghini. Ma intanto c'è questo grande decadimento, c'è questa assuefazione a non avere vergogna di rubare o di sentirsi o di essere faccendieri, quindi un grande abbattimento dell'etica. Poi questa, come abbiamo detto, come abbiamo accennato all'inizio, questa grande crisi ha portato molti imprenditori ad un bivio: fallire o rivolgersi agli usurai, fallire o far entrare un socio di 'Ndrangheta o di Camorra o di Cosa Nostra. Questo è stato il grande bivio, cioè il mettere alla corda l'imprenditoria, un'imprenditoria che non riusciva più a vendere, a produrre, a innovarsi. Questo è avvenuto per vari fattori, non solo per la bolla americana, ma anche perché c'è stata una concorrenza sleale, anche perché non ci sono stati controlli qualitativi su prodotti cinesi o indiani. E quindi noi non potevamo ovviamente competere con questi stati che portavano scarti sottoprodotti rispetto alle eccellenze italiane, ci mancherebbe altro. Però c'è stata anche la necessità per parte degli imprenditori dire o fallisco. Io ovviamente consiglio sempre di fallire e non rivolgersi mai agli usurai, perché rivolgersi agli usurai, che poi quasi sempre sono gestiti dalle mafie, gli usurai. Rivolgersi agli usurai vuol dire perdere, poi alla fine perdere, attenzione, non solo l'azienda, ma perdere anche la dignità, perdere anche l'amore e l'affetto dei figli e della moglie, ricordatevi. Se voi fallite, perdete l'immobile, ma potete provare a ricominciare da zero. Se voi rivolgete agli usurai, perdete anche le cose più care, che sono gli affetti dei vostri cari. Perché quando l'usuraio vi dà i soldi, vi dà 200.000 euro dopo 2 ore, 3 ore, è in grado di darvi 200.000 euro in contanti, l'usurato si è eccitato, cammina mezzo metro da terra, era da mesi che non vedeva tutti quei soldi. Cosa fa? Subito va dall'avvocato e paga
e paga i debiti in modo tale che il giorno dopo vada nella cancella fallimentare e per ritirare le istanze di fallimento, paga gli altri, abbellisce un po' il negozio e riparte. Lui è convinto di farcela, poi si accorge che alla fine del mese, il mese dopo, non riesce a pagare con quello che incassa nemmeno gli interessi usurai. Allora incomincia una lenta agonia che dura un anno o due anni, e nel mentre da questa lenta agonia vanno gli usurai, gli prendono, vende elettrodomestici, si portano via un televisore, un frigorifero, gli danno una passata di legnate, poi telefonano a casa e minacciano i figli, le mogli, suonano di notte al telefono o sparano poi alle serrande. E quindi a quel punto c'è un gioco terribile, quello di fare pressione sulla famiglia, sui figli, al punto che la moglie vede il marito ormai non più come un uomo, ma come un pugile suonato, un uomo senza spina dorsale che non riesce a reggere e cade continuamente a terra, e quindi si disinnamora, non riconosce più il suo uomo, e pure ai figli accade questo. E quindi lui perderà non solo i suoi beni, ma perderà anche l'amore, le cose più care. Mentre poi arriverà il prestanome dell''ndrangheta che rileverà l'attività commerciale. E quel negozio serve non solo non tanto per far lavorare il picciotto che avrà un negozio di telefonino, un negozio di elettrodomestici, ma servirà per riciclare. Perché in queste forme di distribuzione commerciale, di grande distribuzione, voi dovete immaginare. Continuo con questo esempio. Voi immaginate come funziona. Voi immaginate dietro questa porta, dietro questa parete, c'è una stanza piena di euro. Allora, l'obiettivo dell'elite dell''ndrangheta, cioè i soldi delle mafie, guardate, sono nelle mani del 2-3% dei mafiosi. Tutti gli altri sono morti di fame. Il 95% dei mafiosi sono morti di fame, sono gli utili idioti, portatori di acqua al pozzo del capo locale. Allora la ricchezza, se un cretino di ragazzo non strutturato che pensa di entrare nell''ndrangheta e diventa ricco perché viene avviluppato, si sente affascinato dal rito d'affiliazione, dal sentirsi guardato con ammirazione nella strada, quello è l'utile idiota. Allora a cosa serve questo negozio? Serve a riciclare. E come si ricicla? La forma più rozza è quella proprio dell'attività commerciale. Voi immaginate, allora facciamo finta che sia questo un negozio di telefonini. Io compro questo telefonino, costa cos'è? Un Nokia. Compro, ora non c'è più la Nokia quindi lo posso dire. Allora io compro questo telefonino dalla Nokia a 100 euro e gli metto un ricarico del 25%. Quindi vendo questo telefonino a 125 euro. Da questi 25 euro io devo togliere un euro e mezzo, che sono le spese vive, cioè la tassa sulla spazzatura, la luce, la commessa, che formalmente avrà uno stipendio di 1200 euro, di fatto mi darà 600 euro in contanti, perché a me interessa dimostrare che spendo, perché paradossalmente gli imprenditori mafiosi sono i migliori pagatori di tasse. L'imprenditore normale cerca di pagare meno tasse possibili, l'imprenditore mafioso cerca di pagare più tasse possibili. Allora io cosa faccio? Quindi tutto ciò che io riesco a comprare con quel 23% nessuno me lo potrà prendere, nessun accertamento patrimoniale, nessuna misura di prevenzione. Però voi, se voi immaginate tante volte 125, immaginate tanti scontrini tante volte 125, cioè io faccio... Di notte magari. Io faccio... A monte faccio false fatturazioni, fatturo che ho comprato 1000 telefoni dalla Nokia, quindi io faccio 1000 scontrini da 125, diluite ovviamente nei giorni, perché metto anche frigoriferi, televisori eccetera, quindi avrò tante volte 23 per ogni cosa che io vendo, e allora io poi potrò giustificare con tante volte 23, potrò giustificare l'appartamento per mio figlio a Bologna, la barca a mare, il SUV da 100.000 euro fuori il negozio eccetera eccetera. E allora perché? E i soldi, dici, però tu fatturi quindi poi paghi le tasse. Sì, pago le tasse, i soldi. Voi immaginate che qua ci sia una cassa e qua c'è una stanza piena di aria, qua c'è un tubo catodico, un cordone ombelicale. Pian piano questi soldi passano da questo tubo e arrivano alla cassa.
e quindi sono l'incasso della falsa fatturazione. E quindi io poi con questi soldi pago tutto quello di cui ho bisogno io e la mia organizzazione. Allora voi immaginate, anziché una cassa, immaginate 25 casse di un supermercato. Cioè non so se spesso se vi è capitato, soprattutto al nord, al sud, scusatemi. Voi entrate in questi supermercati enormi, ci sono mediamente 24-25 casse e ci sono solo sempre 3 aperte, 3-4 casse. Allora dici, ma questi sono stupidi. Ma che gente è questa? Cioè quando si apre un'attività commerciale si fa uno studio di settore, si stabilisce quanta gente poi potrà andare a spendere e che tipologia di prodotti può acquistare a seconda se è un'area dove impiegatizia o agricola o borghese o comunque benestanti, no? E allora perché costruiscono questi grandi supermercati con fuori parcheggi per 400 macchine, ci sono sempre 10 macchine e 20 macchine? Perché io devo dimostrare il volume, devo dimostrare attraverso le false fatturazioni che c'è potuta entrare gente là dentro, che ci possono essere state delle casse, delle commesse a battere scontrini. Quindi quel supermercato diventa uno scontrinificio, non è un supermercato che vende prodotti. E allora poi cosa capita? Capita che dopo 6 anni, 7 anni, questo supermercato, però attenzione, una premessa vi devo fare. Questo supermercato che l''ndrangheta ha deciso di costruire è un'anomalia del mercato. Voi immaginate questi tre banchetti, questo tavolo, immaginate che sia un bacino di 50 km quadrati e su questo bacino di 50 km quadrati ci sono 200.000 persone che devono mangiare, vestirsi, bere, eccetera, giocare e divertirsi. Già esistono 4 supermercati in questo bacino di 50 km quadrati e questi 4 supermercati già vendono e fanno mangiare e bere e vestire questi grandi quattro supermercati. A un certo punto l''ndrangheta, la Camorra, Cosa Nostra decide di costruire il quinto supermercato. Cosa fa questo quinto supermercato? Incomincia a vendere gli stessi prodotti del primo, secondo, terzo e quarto 2 punti in meno. Quindi cosa facciamo noi? La massaia parte sabato con la macchina, fa 30 km, 40 e va a comprare al quinto supermercato perché lì i prezzi sono migliori e lo fanno tutti. Quando il quinto supermercato va a regime, il primo, il secondo, il terzo e il quarto incominceranno a licenziare il 20-30% dei dipendenti e incominceranno a chiudere settori, segmenti, perché le bocche da mangiare sono sempre quelle. Addirittura molti chiuderanno, ma nessuno se ne accorge. La gente non se ne accorge, cioè sono 150 impiegati, 200 impiegati, che licenziate 10-15, non si sente. Allora immaginate dopo, e ovviamente questo quinto supermercato è stato costruito prestandosi i soldi da una finanziaria, attenzione. Gli imprenditori mafiosi hanno sempre i conti in rosso, però trovano sempre delle finanziarie di Milano, di Brescia, di Torino, di Bergamo, che gli prestano, gli fanno un fido di 6 milioni di euro per costruire questa cosa. Guardate un po'. E allora, e quindi bisognerebbe andare a vedere quella finanziaria, chi c'è dietro quella finanziaria che finanzia un progetto di 6 milioni di euro a una persona che non ha un patrimonio almeno triplo. Se tu chiedi 6 milioni di euro deve almeno avere 18 milioni di euro di patrimonio. E come mai una finanziaria ti dà questi soldi? Comunque andiamo avanti, mettiamo il caso in cui dopo 6-7 anni da intercettazioni ambientali emerge che quel quinto supermercato è stato costruito con i soldi della cocaina. A quel punto che succede? Succede che si sequestra, poi si confisca, appena si sequestra si nomina un amministratore giudiziario. Immediatamente questo quinto supermercato va in crisi, va in rosso. Perché va in rosso? La prima cosa che succede, questo cordone ombelicale si taglia, non arrivano più i soldi da quella stanza. Quindi il quinto supermercato si dovrebbe reggere sulle sue gambe e non si può reggere sulle sue gambe perché è un'anomalia del mercato. Intanto non può vendere più 2 punti in meno rispetto agli altri 4 supermercati,
ma deve tornare a vendere con gli stessi prezzi. A questo punto la massaia non si fa più 30 km, va e compra al supermercato a 2 km da casa sua. Quindi il quinto supermercato inizia un'agonia. Dopo un anno o due di agonia, il quinto supermercato chiude. Allora il popolo che dice? Avete visto? Quando c'era l'Ndrangheta, la Camorra, Cosa Nostra, lavoravano 100 padri di famiglia. Arriva lo Stato e ci sono 100 padri di famiglia sulla strada. Questa è la cosa più difficile che noi dobbiamo cercare di spiegare alla gente. Perché è veramente importante che la gente capisca. Il pensiero dell'opinione pubblica e il comportamento dell'opinione pubblica per le mafie è fondamentale, per le mafie è ossigeno, è ossigeno. Vi faccio un esempio. Nel 2000 io stavo facendo un'indagine a Locri su due famiglie di 'Ndrangheta che si ammazzavano. Ogni sera andavamo, quando erano le 8 e non ci chiamavano, e dicevo, ma stasera non ci stanno chiamando, ammazzavano una sera. Allora a un certo punto interviene un emissario del crimine di San Luca. Il crimine è il custode delle 12 tavole, l'Olimpo dell''Ndrangheta, a cui tutti i locali del mondo devono fare riferimento. E allora il crimine interviene, ad esempio, quando bisogna decidere l'apertura o la chiusura di un locale, cioè di un'organizzazione. Siccome a Locri ogni sera si ammazzava uno, siccome sui giornali incominciavano ad uscire i titoli di prima pagina, anche nazionali, siccome alcuni parlamentari hanno fatto delle interrogazioni, allora a quel punto decide il capocrimine di mandare un emissario a Locri. State attenti a questo, dura un minuto questa frase, ma è l'intercettazione più importante che abbia mai ascoltato. Eppure vi assicuro che ascoltate intercettazioni dove si parla di 3.000 kg di cocaina o di omicidi in diretta. Questa intercettazione dice questo. C'è l'intercettazione in macchina, arriva l'emissario, il pubblico ministero dell''Ndrangheta, che deve fare un'istruttoria su Locri, un'indagine. Arriva da San Luca, arriva a Locri e incontra Cordì Antonio, che è il capo locale di una delle due famiglie che stanno ammazzando tra di loro, e gli dice: Ntoni, Antonio, state attenti, lui parla a nome del crimine di San Luca, quando voi sparate alle serrande, quando voi bruciate le macchine, quando sparate agli avvocati, quando voi terrorizzate il popolo vi abbandona. E quello che avete fatto in 30 anni, vi alzate una mattina e lo perderete. Guardate quanto è importante e profonda questa frase. Quando il popolo vi abbandona, quello che avete fatto in 30 anni, lo perderete. Cosa vuol dire? Che le mafie per esistere hanno bisogno del consenso popolare. Altrimenti non sono mafie, altrimenti sono gangsterismo, sono criminalità organizzata, che cosa diversa dalla mafia? La mafia esiste perché tra di noi, tra queste file, la mafia, e non è un corpo statico. Le mafie si muovono e si evolvono man mano che si muove e si evolve la società. Se le mafie stessero ferme, fossero statiche, sarebbero poi a un certo punto ben individuabili e quindi fuori dal contesto sociale e facilmente abbattibili. Ma le mafie non vengono abbattute perché si nutrono del consenso popolare, soprattutto. Ci sono altri 10.000 fattori, ma quello principale è le mafie esistono perché sono tra di noi. E perché in ognuno di noi c'è l'1%, il 2%, il 5%, di noi che ci sentiamo persone normali e per bene. In ognuno di noi c'è un piccolo 'ndranghetista, c'è un piccolo comportamento mafioso. Se voi pensate anche nel mondo del lavoro, tra i colleghi, in fabbrica, c'è sempre qualcuno che tende di prevaricare sul collega o di fare lo sgambetto per passare avanti in carriera, per fare un passo in carriera. Quello non è un comportamento mafioso. A proposito di quando finiranno le mafie. E quindi, tornando alla sua analisi sulla informazione, l'informazione è fondamentale, tanto perché la gente deve sapere, deve capire. Ma sapete come ragionano i giornali, soprattutto quelli nazionali? Dicono che la cronaca, le indagini non si vende, non si vendono i giornali. Noi ad esempio a Reggio Calabria
mediamente una volta al mese, ogni mese e mezzo, arrestiamo 50-60 persone e sequestriamo 1.000-2.000 kg di cocaina. Il mese scorso abbiamo fatto un'indagine dove eravamo collegati, ci coordinavamo con 16 paesi del mondo contemporaneamente. Pensate all'Andrangheta com'è estesa, è l'unica mafia presente in tutti e 5 continenti. Cioè noi abbiamo difficoltà a che una notizia del genere passi per un minuto ai telegiornali nazionali o sui giornali nazionali. Eppure vi ripeto, ogni mese facciamo questo tipo di operazioni. E se non si fanno questo tipo di indagini sulla cocaina, come facciamo a dimostrare che tizio? Voi non avete idea, ogni volta che si fa un'indagine e si arrestano 40 persone per traffico internazionale di cocaina, voi non avete idea poi come misure patrimoniali quante beni sequestriamo a seguito delle intercettazioni per il traffico di cocaina, a parte che gli facciamo danni spaventosi per milioni di euro, ma la cosa incredibile è quanti immobili sequestriamo, non solo in Calabria ma soprattutto nel centro nord Italia. E che fine fanno? Questi cadono a pezzi, perché purtroppo l'agenzia dei beni confiscati così com'è non serve, non va bene, e una delle grandi priorità per quanto riguarda le modifiche normative sarebbe quella dell'agenzia dei beni confiscati, perché in questo momento ci sono in Parlamento 3 disegni di legge, uno dei quali lo abbiamo scritto noi, e ovviamente ci sono, dire la verità, ci sono poche differenze tra queste. Una l'ha fatto la Commissione parlamentare antimafia, un'altra mi pare il Presidente del Senato, un'altra mi pare Libera. Però l'organizzazione dell'agenzia dei beni confiscati, perché ad esempio, secondo me, secondo quello che noi abbiamo scritto, l'agenzia dei beni confiscati non può essere gestita da un prefetto e nemmeno da un magistrato. Perché il prefetto è stato programmato a fare il prefetto, il magistrato quando ha un problema contabile nomina un consulente, nomina un commercialista, ora all'improvviso è diventato bravo e può gestire un'agenzia dei beni confiscati, perché? Deve essere un manager di comprovata esperienza, perché il 96% delle aziende che vengono sequestrate e poi confiscate falliscono. Falliscono in via principale perché sono un'anomalia del mercato, perché si reggono, perché ci sono i soldi della cocaina, ma falliscono anche perché la procedura è faraginosa, perché tu non puoi consegnare un bene dopo 6 anni, dopo 8 anni un'azienda, perché è ovvio che crolla, anche se non fosse del mercato. Poi riprendere un albergo. Quanto costa lo Stato però già gestire, affidare a un amministratore giudiziario? E per questo, ad esempio, nella nostra riforma, se fosse stata approvata, perché noi l'abbiamo presentata a gennaio 2015, non sarebbe successo quello che è successo in Sicilia. Cioè dire, noi abbiamo previsto che ci sia un albo dei consulenti, degli amministratori giudiziari, attenzione, non per numero di incarichi. Perché io se ho un albo si fa come le supplenze per gli insegnanti, vi ricordate? C'è una supplenza di 5 giorni, la do all'illuso sconosciuto, quando arriva la supplenza di un anno la do al mio amico o alla mia amica. Stessa cosa se noi facciamo il giro degli incarichi da parte del Tribunale Misure di Prevenzione e lo facciamo a rotazione in base al numero progressivo, è sbagliato. Perché io in questo modo posso favorire un mio amico, cioè quando arriva l'incarico buono, l'incarico di un grande supermercato, nomino il mio amico, poi c'è la bottega, va l'illustre sconosciuto. Noi dobbiamo dare gli incarichi per quote di valore, per bilanciare in modo tale che tutte abbiano lo stesso valore, non uno poi gli liquido 7 milioni di euro e l'altro gli liquido 500 euro. Ma poi non ha senso l'agenzia dei beni confiscati a Reggio Calabria. È una sciocchezza portare a Reggio Calabria. Che senso ha? Con chi parla Reggio Calabria, l'agenzia per i confiscati? Aveva un valore simbolico politico per Maroni, cioè in quel momento. Sempre un discorso politico. Lo so, ma io sono stato l'unico, ricordo all'epoca, devo dire, perché chi mi conosce sa che sono notoriamente pazzo, sono stato l'unico in quel momento di grande euforia a Reggio Calabria e tutti sanno il mio attaccamento per la mia terra, per la mia regione, eppure io ho detto state sbagliando,
non deve stare a Reggio Calabria, l'agenzia dei beni confiscati deve interfacciarsi online con il Ministero delle Politiche Sociali, col Ministero dell'Industria, col Ministero degli Interni, deve parlare con tutti, deve parlare con Finmeccanica, deve parlare con tutti, non può stare a Reggio Calabria, e ci vuole una persona che capisce di mercato, che capisce di azienda, o un prefetto. Poi abbiamo previsto anche una sezione specializzata per i sequestri, per gestire e controllare questo sequestro, perché ovviamente il custode giudiziario ha interesse a non chiudere mai, fino alla fine ha interesse a tenerlo aperto perché incassa. E invece bisogna immediatamente capire, quando tu dopo una settimana, 20 giorni capisci che è un'anomalia, cioè se io sequestro una rivendita di, voi sapete che l'edilizia nel 99% dei casi è in mano all'Andrangheta o alla Camorra, quantomeno in Calabria. Se io sequestro un negozio, un deposito di laterizi, di cemento e di ferro, di tondini di ferro, ma dove vado? Il giorno dopo il capo mafia dice a tutti i moratori: non dovete andare a comprare lì, e apre a 2 chilometri di distanza un altro negozio. E quindi tutti i clienti si spostano lì, quindi è inutile che lo teniamo aperto là, facciamo l'agonia, bisogna chiuderlo immediatamente. Allora, quando io ho accettato questo incarico, come sempre nelle mie cose metto dei paletti e delle regole, cioè io ho accettato perché era una commissione a titolo gratuito, dovevo scegliere persone di mia fiducia. E alla commissione ho detto: qualsiasi modifica andiamo a fare non dobbiamo abbassare di un millimetro il livello di garanzia dell'indagato e dell'imputato, fondamentale questo, quindi anche nei confronti di Rina ci deve essere un processo con le garanzie nei confronti, anche come nei confronti dell'incensurato. Poi dobbiamo applicare l'informatica disponibile a ottobre 2014 al processo. Terza cosa, dobbiamo fare tale e tante di quelle modifiche fino a quando non diventi conveniente delinquere. Queste sono le tre regole che ci siamo dati. Abbiamo iniziato il 29 luglio, abbiamo finito a dicembre. A gennaio, finito di collazionare, l'abbiamo depositato. Si tratta di un articolato di legge, non di una relazione. E un articolo di legge cosa vuol dire? Che è pronto, esattamente come viene fatto per la Camera o per il Senato, d'accordo? Ora, cosa è accaduto? Intanto il Parlamento è, lo vedo come un lavandino otturato. Sullo stesso oggetto, sullo stesso tema, ci sono 4, 5, 6, 10 proposte di legge, sullo stesso tema. Cioè, quando noi stavamo iniziando a lavorare, già hanno buttato sul piatto, cioè come mettere il cappello sulla sedia, io scrivo una frase e dico di aver fatto un disegno di legge, in realtà non esisteva. Sì, sì, solo il titolo. Solo il titolo. È stato posato sulla sedia e quindi ha occupato il posto, d'accordo? Arriviamo noi con questo articolato di legge e ci troviamo tutte le caselle occupate. Quindi io. Ma questa è una commissione che ha voluto Renzi. Benissimo. E infatti il primo articolato che è stato portato in discussione è la videoconferenza delle udienze. Cioè a dire, noi abbiamo quello che diciamo ha scritto questa parte è stato Sebastiano Ardita, che è uno dei migliori magistrati. Dal punto di vista etico, morale e per la preparazione che ha avuto, è stato 9 anni, è stato quello che ha firmato e scritto i 41 bis per 9 anni a tutti, ai peggiori uomini di Cosa Nostra li ha scritti lui, un omino che lo conosce sembra un prete, una persona per bene, un signore, un gentiluomo. Allora a Sebastiano Ardita cosa ha scritto? Perché bisogna dare valore, io sono stato il coordinatore, io sono riuscito a mettere attorno a un tavolo persone per bene, preparate, è una bella squadra, Vigo, c'è Pier Camillo De Vigo, un altro fuoriclasse, ma tantissima altra gente, anche avvocati preparati, sì. Bravi, colleghi, non vi dico, cioè non voglio fare nomi perché farei torto a tutti, sono 12 persone, uno più per bene dell'altro. Cosa scrive Sebastiano Ardita? Scrive questo. E poi ovviamente col concorso di tutti, di Aprati, della Miranda, De Macchi, eccetera. Scrive questo: un detenuto
un detenuto sta atto al mezzo. Quando bisogna fare il processo, cosa accade? Che 5 uomini della polizia penitenziaria partono atto al mezzo e lo accompagnano con un furgone blindato all'aeroporto di Verona o di Venezia, dove viene più vicino. Lo portano in aereo a Catania, scende dall'aereo, un altro furgone blindato con altri 5 uomini lo portano al carcere San Pietro di Catania. Il giorno dopo lo portano in udienza e starà lì per 7-8 mesi assieme ad altri 40 imputati di Cosa Nostra per essere processato. Quindi in quegli 8 mesi figuratevi quante alleanze, discorsi, reati che vengono commessi, imbasciate attraverso gli avvocati, eccetera eccetera. Bene, tutto questo giochino ogni giorno in Italia costa 10.000 uomini su 44.000, cioè 10.000 uomini della polizia penitenziaria vengono impegnati ogni giorno su 44.000 uomini per fare traduzione e trasferimenti, e il costo è di 70 milioni di euro l'anno, 70 milioni di euro l'anno. Voi immaginate con 70 milioni di euro l'anno quanti segretari, cancellieri, forze dell'ordine potremmo assumere, quante tecnologie potrebbe essere comprata o quante carceri si potrebbero ricominciare a costruire, d'accordo? 70 milioni di euro l'anno. Allora noi cosa abbiamo scritto? Abbiamo scritto che il detenuto sta atto al mezzo, sia che viene sentito come indagato, sia che viene sentito come imputato, sia che si deve separare con la moglie, perché lui sta atto al mezzo, la moglie in videoconferenza dal tribunale di Catania si separa col marito, e quindi lui starà 10 anni atto al mezzo, sempre atto al mezzo, e non si sposta più.